Quindi iscrizione campionato, siamo andati dal notaio, sono andato dal notaio il 20 giugno, l'altro giorno. La trattativa che era in corso con un gruppo serio, quindi non inventato, eccetera. Di questo gruppo io ho incontrato soltanto il signor Pasquariello. Non ho mai parlato con nessun altro, il quale però aveva, diciamo, il mandato per fare questa cosa. La cosa si è chiusa ieri per mia volontà, perché? Intanto perché un mio concetto personale che se fai. L'imprenditoria non può essere fatta di imprecisi o di ragionieri con le mezze maniche. Quindi, detto all'ultimo momento che tutto si poteva concludere al bilancio dell'Arezzo depositato, quindi il 30 giugno in pratica, io questa cosa non l'ho accettata per due motivi. Prima di tutto mi doveva essere detto 20 giorni prima e non all'ultimo, perché allora lì divento pure maligno. E inoltre CIAI, MIAI, però parliamo dell'Arezzo, quindi parliamo a plurale, CIAI creato un gravissimo danno. Avendolo saputo ieri, il termine del 26, anche se noi già abbiamo, e meno male, provveduto a INPS, IRPEF e Fondo Carriera, noi adesso sicuramente pagheremo gli stipendi in ritardo, beccandoci un punto di penalizzazione. Perché non ci sono proprio i tempi. L'Arezzo rimane a Ferretti, ma non sottotono, cioè no che uno dice ah vabbè quelli non sono venuti, allora no, faremo i sacrifici, stringeremo la cinghia, non ce ne frega niente, siamo super convinti, io quest'anno voglio andare in B. Dopodiché finisco con il calcio. E vengo ad Arezzo a mangiare, a farmi le passeggiate. Questo oggi mi sento di dirlo perché ce l'ho dentro. Quest'anno voglio andare in B, caro Gemmi.